Stiamo registrando, buongiorno a tutti, buongiorno. Insieme al buon Gabriele Zanaga, tra l'altro Gabriele. Vi saluto. Gabriele. Mi sbagli il nome, mi vedo, no? Questa taglia, ragazzi. Siamo con il buon Gabriele Zanaga, Gabriele, attenzione. Senza la E. Perché c'è qualcuno che si confonde e spezzi di me. Allora, ci siamo conosciuti una settimana, due settimane fa, sì. E il buon Gabriele stava iniziando a far trading. Sì, esatto. Giustamente, io nel tentativo di vendere il mio percorso, gli ho detto, Gabriele... Per spillarmi dei soldi, per quello. Funziona così. Insomma, ci siamo un po' ritrovati qua, sì. E perché queste nozioni... Il videomaker continua a dirmi di parlare ballo. Allora, o mi tiri fuori l'euforia, sai che poi Marco quando parte... Ho detto, perché faccio la chiacchierata? Io e te rendiamola pubblica così, esatto. Tutte le persone all'ascolto potranno capire un po' di cosa si tratta. Infatti io l'altra volta gli ho fatto delle domande, non mi ha ancora risposto, sono ancora qua ad aspettare. Mi fa, no, aspetta, ci devo monetizzare ci sopra. Deve... Madonna, beh, questo è già l'intrenamento del trade. Capisci già. Capisci come funziona così. Allora, chiedimi, vai, okay. Spara, vai. Ho iniziato a fare trading. Quanto hai perso, no? Beh, esatto, esatto, è proprio quello. Sta andando malissimo. Sto seguendo dei metodi che ho appreso, insomma, informandomi su internet, ma vedo che, oh, non va avanti. Perché, sai cos'è? Vedo che certe volte mi perdo, ho paura, chiudo, però chiudo e perdo, e poi dico, cavolo, se aspettavo 5 minuti più, riuscivo a vincere. È un casino, posso dirlo? No, allora, puoi dirlo, perché questa cosa qui dell'incertezza comunque è la primissima cosa che capita, cioè il trader che è comunque stressato, che non sa bene cosa fare, sai più che altro cosa, proprio l'incertezza, cioè che si trova lì un po' spaesato, sì. E non capisce bene se il risultato lo sta facendo perché è fortunato, perché sta lavorando bene, quando perde non capisce se ha sbagliato lui o se ha sbagliato la tecnica che ha studiato, se deve studiare di più... E quindi poi si entra in quel circolo vizioso. Sì. E alla fine ci passi delle ore, perché ci passo le giornate sopra, e alla fine arrivo a fine giornata che vado a letto, piango. No, infatti, no, l'ultima volta che ci siamo visti, cosa ti ho detto? Guarda che poi ci passi tutto il giorno sopra. Ed è successo così, così è così, effettivamente è così. Ci passo le giornate, mi sveglio alle 8 perché il mercato apre più o meno a quell'ora, inizia a muoversi, mi metto lì davanti al mio PC. Magari la prima mattinata dico, sì, vai, sta andando benissimo, perfetto, tutto bene, dai che oggi stamattina è la giornata buona. Si inizia e poi ciao. La giornata va tutta in perdita perché alla fine poi mi perdo. Allora, il problema è questo, che... Madonna, Gabri, con sto muso, che cazzo stai guardando? Ah, scusa. Gabri, va bene così un po' più. Il problema è, prima di tutto... Far trading per guadagnare, che uno dice, vabbè, che cazzo lo faccio trading? Lo faccio per guadagnare, che ok, quello... Se voglio spendere soldi lo faccio in un altro modo. Giustamente, numero uno, quindi è speculazione. Cioè, chiaro. Io sto guadagnando in base al movimento dei prezzi. Il problema è che quando uno vuole guadagnare, entra un po' nella mentalità dell'avidità. E l'avidità cosa ti fa fare? Ti vuole far guadagnare tanto in poco tempo. Certo. Cioè, in realtà, se io ti dico, che ne so, tu adesso vuoi fare le tue cose, brand, eccetera, eccetera, okay. Non ti poni l'obiettivo, voglio guadagnare 1 milione di euro il prima possibile. No, ovvio. Cioè, ovvio, nel senso, dopodomani. No, no, assolutamente, perché ci va del tempo, devi investire, devi capire come va, che cosa richiede il mercato, eccetera, eccetera. Esatto, quindi se tu, che ne so, tipo oggi apri il brand e domani non vedi il risultato, no, non ti fai paranoia, nel senso, l'ho appena aperto, ci vuole tempo, devo crescere con il pubblico. Tra l'altro, Gabriel, TikToker della Madonna, quindi, cioè, lo sai anche te, il risultato, ci è voluto tempo per costruirsi chiaro, il pubblico. Chiaro, chiaro, no, ovvio, ovvio, perché comunque adesso sono 2 anni che faccio TikTok e adesso sono arrivato a 700.000 follower, non per flexare, però 700.000 flexa. Follower. Okay. Flexa perché c'erano 200 e mi sento una merda. No, comunque ho raggiunto questo obiettivo in 2 anni, diciamo, però comunque contando che prima c'era anche un background di comunque... Tra virgolette, chiamiamolo studio, ma non era uno studio sui libri, ma che facevo dei video per conto mio, video con amici, studia come montare video, studia cosa gli piace alla gente, guarda gli americani, un sacco di cose. Il problema invece è che nel trading, tolto il fatto che uno vuole tutto subito, ma poi il risultato stesso, tu lo vedi all'istante, quindi nel senso, io investo oggi 100 euro, io tra un secondo so già se sto guadagnando, sto perdendo, e quello in realtà è un grosso problema. Perché io inizio subito a farmi le pippe mentali, ma quindi sono bravo o faccio schifo? E uno non si pone nemmeno il dubbio nel, iniziamo a capire cosa sto facendo. Inizi già subito a chiederti se sei capace o no, certo, quando ovvio. Ovviamente dovrebbe essere scontato, nel senso che se io non ho l'esperienza, è ovvio che non so bene cosa sto facendo, quindi l'inconsapevolezza è naturale, certo. L'insicurezza del fare le operazioni.
Poi, come ti ho detto anche l'altra volta, in realtà a livello tecnico, lavoro del cazzo, è una puttanata, o compri o vendi, ci sono due tasti, quindi non è sbagliare. Se fosse difficile pure quello, allora siamo messi pure male. Esatto, cioè, quindi a livello tecnico il trading è una puttanata, non ci sono strategie migliori. Tra l'altro la domanda che volevi farmi era? Di chi fidarsi su internet, ecco. Perché ci sono un sacco di corsi, videocorsi, gente che dice iscrivete, perché ci sono due tipi di persone che su internet vendono quelle corsi. Quelle brave, affidabili. E quelle brave, affidabili. No, però nel senso, gente che ti dà un metodo e tu lo impari e lo metti in atto, oppure gente che ti dice, ok, c'è il mio canale Telegram, ti diamo i segnali, tu li fai. Di chi ci vediamo? Ci vediamo, sì, no, perché? Di tutti e due, quelli che fanno i segnali, infatti, sono lì per far beneficenze, perché loro sono comunque persone che ci tengono a far guadagnare tutte le persone e hanno il metodo migliore del mondo. Ok. Ovviamente non è vero, è una puttanata, nel senso... Stavo già scrivendo. No, allora, il punto è proprio questo, e io giustamente qua mi promuovo. Sto muovendo il microfono, vabbè, scusate, il microfono è... Cazzemi di più, capi? Comunque siamo a 7 minuti. Va bene? Ti stai annoiando? No, nel senso... Allora, io ne approfitto ora anche per dire un po' cosa facciamo noi. Quindi, di chi fidarsi nel mercato, di chi ti offre supporto, assistenza, nel senso chi ti vuole insegnare una tecnica, ti sta insegnando, ti dico puttanate perché è giusto, la tecnica serve, è importante impararla, devi sapere come si guarda un grafico, ma in realtà quella roba lì conta su 100, conta 20, conta 15, cioè non conta veramente niente, perché ti ho fatto prima, nel video che abbiamo provato a registrare ma non è uscito perché il videomaker ci ha cazziato, l'esempio del testo croce. Quindi giochiamo a testo croce, quando perdi, perdi 50, quando guadagni 100. Tu mi hai detto giustamente, ci sto, voglio giocare. Io non ci sono stato, perché sennò rimanevo povero nel giro di poco tempo. Però cosa ci fa capire questo semplice così giochino, testo croce, che se lui quando guadagna, guadagna 100, quando perde, perde 50, non gliene frega niente a lui del risultato testo croce. Sa che sceglie sempre testa per dire, e dice, boh, io nel lungo guadagno, fine. Perché la statistica, la matematica è dalla mia parte. Chiaro. La tecnica è un po' la stessa cosa. Io imparo la tecnica per dire, ok, la mia strategia è sempre quella. A me non me ne frega se oggi perde, oggi guadagna o cosa fa in tutta la settimana. Perché so che nel lungo guadagno. Sì. Questa statistica è matematica. Le persone che ti insegnano una tecnica van bene, ci possono stare, non è che sono tutti truffatori, c'è qualcuno giustamente lo fa perché gli piace, in realtà fidati di chi ti sta dietro, cioè di chi ti dà supporto, sì. Come tu vai a scuola o fai l'università, qualsiasi cosa. Cosa fanno i prof? Non è che ti danno i compiti, leggiti il libro, ciao, sì, ti spiegano la lezione, ti fanno il test, ti fanno la verifica, ti guardano il risultato, te lo correggono. Quello, ovviamente, tutto quello che facciamo noi, io lo sto così parlando proprio per vantarci, però no, tipo noi abbiamo capito che questa è la chiave per far crescere trader realmente capaci e bravi, consapevoli e sicuri, quindi che non hanno il dubbio come opero, come non opero. Perché tu, ogni volta che ho il problema, c'è il professionista, c'è il tipo che viene lì e dice, lì si fa così. E la cosa che ti devono insegnare è che, noterai tu stesso, ti farà fare lo switch da... Sono uno che ci prova, che lo sta facendo, al di là che ci guadagno o no, ma intanto lo fai con un'altra testa, è la routine. Cioè come tipo tu ti alzi al mattino e dici lavo la faccia, poi faccio colazione, poi vado al lavoro. Deve diventare la stessa identica cosa col trading, tipo io so che alle 7 apro il grafico, alle 7.15 ho analizzato i miei 10 strumenti, alle 7.30 ho messo i miei ordini. Certo, ovvio. E fine. Buon ciao. Ogni cazzo di giorno sempre la stessa cosa. Quando inizi a tirarlo, cioè a trattarlo come una routine, diventa poi il tuo mestiere. Quindi fidati di quelle persone che ti dicono entra da noi, le tecniche, le cose le vedrai subito, te le insegniamo, ma chi se ne frega, non insisto nemmeno a dirti che ti insegno la tecnica, insisto a dirti che hai supporto, che hai assistenza, che c'è sempre qualcuno dietro, che ti danno un metodo per farti un diario di trading, un piano di trading, insomma, qualcuno che ti disciplini. Il gatto dorme ancora. Ma sai che ti pagano troppo poco come videomaker? Ma ti pago abbastanza, mi sa di no. Acqua. Ma arrugginisco. Perché lui non è praticamente, cioè, oltre ad essere il nostro videomaker, è anche maggiordomo. Ma ci pagano? Comunque voglio fare il sommelier di acqua nella vita. Gabri, porca puttana, ho capito che tu mi sbizzarrisci, ti fai cosa vuoi, questo inizia, mangia. Posso registrare? Vai. Non devi dargli libertà, devi dargli la mano, si prende il braccio. Ma vieni a mangiare qui, cosa fai?
Ok. Domanda da se posso, domanda. Quindi io vedo su Instagram gente che fa trading e che vende corsi, vende cose o anche fa soltanto fare degli accessi ai loro broker per poter, insomma, dare dei segnali. Che hanno Ferrari, che hanno yacht, hanno belle donne, non penso che dipenda da quello, però potrebbe anche darsi, non lo so. O sei ricco, sei rocco. E, la domanda quindi è, si può effettivamente guadagnare tanto dal trading? Sì, no. O forse. Forse. E perché quelle persone sì e io magari... No, cioè capisci, se tu mi dici che è un 50x50 che non c'è proprio una vera tecnica, perché ovviamente io vedo una persona che c'ha il Ferrari, dico cazzo, lui c'ha una tecnica buona. No, questa la so, la indovino con okay. Questa la so. Allora, innanzitutto quello che vediamo su Instagram sono storie e foto di persone che millantano cose. Chiaro. Vabbè, ovvio, il 90% sono puttanate e falso. Tipo io, dato ad eventi, destra e sinistra, su e giù, per tutta l'Italia, ho mai visto uno arrivare in Lamborghini in Ferrari, mai. Però il ragazzino stronzo di 16 anni ce la fa, il professionista di 50 anni è coglione che non riesce a guadagnare, il ragazzino di 16 anni è furbo e guadagna. Quindi vabbè, tolto il fatto scam, truffe, ti tolgo anche un dubbio dalla domanda, si guadagna più dalla formazione che dal trading? Nel senso non è tanto un fatto di guadagno in percentuale, cioè quanto guadagno, è un fatto di rischio. Se io ti formo, certo, io non rischio niente, formo, mi guadagno i miei 1000, 2000, 3000 euro, quello che è. Se invece faccio trading devo rischiare. Chiaro. E quindi già cambia la sostanza. Certo. Trading si può guadagnare? Sì, si può guadagnare tanto? Sì, non è tanto un discorso di guadagni, in realtà conosco anche persone, amici miei, che hanno fatto dei guadagni allucinanti. Okay. Togliamo il tema cripto, che quello è una super bolla speculativa, sì, ma anche nel trading può essere anche dato dalla tra virgolette fortuna, no, che un po' di anni fa c'è investito sul Bitcoin e adesso c'è 60.000 euro. Bravo, quindi non è che dici ah è bravissimo, ha avuto culo, fine, certo, dire come stanno. Ci sono anche trader che hanno fatto tanti soldi, ma non è difficile guadagnare tanto. Il difficile è mantenere quei risultati. Sì. Cioè, con un conto da 1000 euro, se tu apri un broker così, con un conto offshore, leva una 500, tu è come se stessi operando con 500.000. Ok. Cioè, tu quindi puoi guadagnare cifre spropositate in un'ora. Non è che non c'è bisogno nemmeno di un mese. Ovvio. Il problema qual è? Quelle performance sono irrealistiche da vedere sempre. Altrimenti saremmo già tutti milionari. Assolutamente. E tutti... c'ho un mio caro amico che è adesso a Dubai e mi dice: Marco, tu non hai capito qua la quantità di scam, cioè di truffe che ci sono. Ma è pieno di gente che fa corsi che in realtà non fa nemmeno trading. Però ti apri un conto, ti apri due conti, per dire una puttana, cioè la regola più facile per scammare. Sì. Tu ti apri due conti, su uno vai long, su uno vai short. La posizione dove perdi, ti bruci il conto, adesso 1000 euro, la chiudi, l'altra fai vedere che hai guadagnato 20.000 euro. Certo, chiaro. Cioè, capito? Boh, hai fatto vedere che sei... Che poi tanto, adesso che mi hai detto questa ora, basta aprirsi un conto demo, non si legge che c'è scritto demo, tu ti fai il conto demo e ciao. E poi la stessa cosa senza neanche metterci soldi veri. Pensa che già i conti verificati, quelli tipo quando MetaTrader 4, Facebook, già quelli li puoi taroccare. A posto. Non capirei mai se una persona veramente profittevole... Chi se ne frega, nel senso, poi se sto imparando, tanto la maggior parte delle cose che mi insegnano le trovano dei libri, il resto. Insomma, l'abbia risposto prima, poi alla fine chi ti dà supporto, che ti fa vedere la differenza. Comunque no, dai, per dare una risposta conclusiva, sì, la differenza è questa, che chi guadagna realmente può guadagnare, la differenza la fa tanto il capitale, quindi se investo 100.000 euro, sono ripreso 5 minuti? Ottimo. Se investo 100.000 euro è un'altra cosa rispetto a investirne 1.000, quindi non mi posso minimamente aspettare gli stessi tipi di guadagno. Okay. Però, insomma, è difficile ma si può fare. Il punto è guadagnare costantemente, non guadagnare tanto, guadagnare poco. Guadagnare costantemente. Mm-hmm. I grandi trader, i grandi fondi del mondo, perché sono così blasonati, tutta la gente ci mette i loro soldi? Cioè, chi ha veramente i soldi, perché investi in questi fondi? Perché garantiscono, tra virgolette, dei risultati costanti. Cioè io magari mi faccio il mio 8% annuo, che se tu dici un trader l'8% dici ma che schifo, lo faccio in mezz'ora. In realtà l'8% annuo è una cifrona quando tu investi milioni, miliardi. Certo, è chiaro, ovvio. E averlo con una certa garanzia che ogni anno ti fai quell'8%, quello è quello che un trader deve cercare realmente. Tu mi dicevi che fare trading è come un testa a croce, però effettivamente, cioè sì, ho capito il concetto che tu intendi, però...
non è proprio al 100% così, perché immagino che se, tipo che ne so, io investo sull'euro-dollaro e l'euro-dollaro mi va per un mese in guadagno, io non posso farlo sempre in discesa facendo quel gioco che mi dici te e poi arrivare a fine mese e sperare di aver guadagnato, perché sicuramente avrò perso tutto, no? Sì. Ipoteticamente. Allora, sì, la similitudine testo-croce è proprio per far capire, diciamo, il livello di statistica, il livello di gestione dei soldi. Cioè, se io rischio 50 e guadagno 100, so che guadagno, certo, a livello di gestione dei soldi. Il trading in realtà è molto più simile tipo al casinò, faccio sempre questa similitudine, no? Tu sai come funziona un casinò, cioè sai perché chi apre un casinò lo apre e dice guadagno? Cioè tu nel casinò pensi che sia tutto casuale, no, o no, il casinò quando lo apre è convinto che guadagna? Guadagno. Il casinò guadagna con un vantaggio statistico del 52%, okay, cioè... Io apro un casinò, io ho il 52% di probabilità di guadagnare da una mano, che ne so che sia, ad esempio, che ne so, immagino il blackjack, sì, la roulette, queste cose qua, e il 48% di perdere. Quindi, quando tu vai lì e inizi a giocare, che ne so, gioco sul nero, vai la roulette, gioco sul nero, a te ti sembra che hai il 50% di probabilità, dici, ci sono neri e rossi e una casella verde. Certo, ovvio. C'ho il 50-50. Su quella fottutissima casella verde, il casinò punta tutto il suo guadagno, perché sa che tu non hai il 50%, ma c'hai il 49 qualcosa. Certo, ovvio. Cosa fa il casinò? Punta su di te, su di lui, su di lui, su di lui e su tutti i giocatori che vanno. Sa che alla fine dell'anno la statistica gli dice: guarda che tu ti sei costruito quel vantaggio con quella casella verde, perché tu hai una percentuale minima in più di riuscire a guadagnare. Sì. Quella percentuale minima moltiplicata per tutti i giocatori e per tutte le giocate che fanno ti garantisce alla fine dell'anno di uscire in guadagno. Quindi, certo, quando tu apri un casino lo fai perché sai che matematicamente sei portato a guadagnare. Sì. Nel trading è la stessa cosa, nel senso tu ti crei la strategia per avere un minimo vantaggio statistico. Se esistesse una strategia, okay, che ti dice, ah, con questa guadagni, tutti usano quella, cioè, tutti il mercato non si incontra più domanda e offerta perché tutti fanno la stessa cosa e quindi non esiste più il mercato e tutto si va, certo, va a ramengo. In realtà la tecnica serve per dire, guarda che con questo metodo qua tu hai una piccolissima percentuale in più di andare dalla parte giusta. Come dici te, euro-dollaro crolla, trend is your friend, di nuovo una frase super affermata nel trading, cioè segui il trend. Sta scendendo, vendi, cioè non ti fare paranoie, perché poi il mercato, un'altra cosa è, il trader retail, e retail mi sembra che sia sotto il milione, sotto i 100.000 dollari comunque, trader quelli proprio che considerati meno dello sputo. Okay. Cioè che tutti muovono, noi. Esatto, tutti noi. Devono assolutamente seguire il mercato, cioè sta scendendo, vendo. È difficile perché? Perché entra in gioco l'avidità che ti fa dire, ah, sta scendendo, quindi se io compro qui sto comprando al minimo, quindi quando risale, esatto, guadagno molto, sì, di, sì, più, sì, sì. Tutti fanno quell'errore lì, in realtà sta scendendo, vendo, fine. No, io non so quanto ancora continuerà a scendere. Se sta scendendo, certo, un motivo c'è, vuol dire che la gente che vende è di più di quella che compra. Chiaro, chiaro. L'avidità invece ti fa portare a operare un po' al contrario, però diciamo in sostanza questo è il motivo, quindi non è un vero test e croce, non ho il 50-50, c'è anche una dose di bravura, come può essere il poker, non, sì, è che è cool le carte che no, hai in, certo, mano, ovvio, cioè chi vince il torneo è bravo a giocare le proprie mani. Ovvio, ovvio. Il trading stessa cosa, devi essere bravo a giocarti le tue occasioni in base alla strategia che ti sei creato. Ho capito, capito. Perché lo sa che io... E amo queste cose, quindi lui giustamente passa l'aspirapolvere, esatto, mentre stiamo registrando. Vedi che ti pago troppo poco, Gabriel. Anche con questa faccia da cazzo, secondo me sei perfetto. Solitamente nelle applicazioni di trading, no? Quando tu vai su compra o vendi c'è sempre quante persone stanno comprando, quante persone stanno vendendo. Quella lì è una roba da seguire o è una cosa che me ne devo sbattere le balle? Se dici, cioè io ti dico sì, la devi seguire, ma tu come la seguiresti? Ti dico 80 persone stanno comprando, 20 stanno vendendo, tu cosa fai? Allora, non lo so, perché ti spiego, per mentalità mia, per come sono fatto io, farei quello che fanno le meno persone, perché sento che se sul 100% delle persone, quando le persone fanno trading, l'80 perde, mi viene da fare l'altra cosa. Bravo, cioè quindi quella lì già è una cosa giustissima, nel senso andare contro quello che fa la massa, okay, tutti comprano. E tutti, si intende trader retail, no? Sì, i trader istituzionali, certo, io vendo. Okay. La risposta in realtà è molto più complessa. C'era un mio caro amico che faceva questo metodo qua, cioè del client sentiment, si chiama, okay, il sentiment del mercato. Cioè i trader retail tendono a vendere, quindi io compro.
In realtà il timing quello non te lo dà, cioè ti dice guarda che la maggior parte sta sbagliando, tu quello lo sai perché la maggior parte dei trader perde, però chiaro. Arriva un punto chiamato punto della ragione in cui quei trader effettivamente avranno ragione. Eh sì, infatti. E quindi il timing tu lo puoi trovare solo tramite la tua strategia, però già andare contro a quello che fa la massa già è una cosa furba. Ok. Ci sono anche metodi, ci sono tipo i cot report, sono dei report che rilasciano istituzionali che già ti fanno capire come sono posizionati i trader, tipo le banche, okay. i grandi fondi, piuttosto che i trader retail. Tramite quei cot report tu puoi già capire cosa stanno facendo i trader nel mondo, che ne so, su euro-dollaro. Ah, guarda, le banche stanno tutti comprando e noterai che quasi sempre i trader retail stanno tutti vendendo. Ok, sì. Anche perché mercato, qualcuno compra, qualcuno vende, certo, quindi c'è di essere per forza un poi incontro. Il mercato comunque lo muovono comunque quelle grandi, tipo le grandi banche, non noi poveri cristiani. No, esatto, per quello ti dico devi seguire il mercato, prima ti dicevo questa frase. Però sì, nel senso client sentiment è assolutamente da usare al contrario. Ok. Ti ripeto, non è un timing, non è che vedo, ah, stanno tutti comprando, allora vendo. Perché sì, sì, sì. Chissà quando poi il prezzo inizierà effettivamente a scendere. Esatto. Però sì, in linea generale ha senso. Bene, allora io direi che abbiamo finito. Abbiamo finito. Io non ho più domande, sono stato. Tu sei stato esaustivo, nel senso cristallino su tutte le domande. Ti ringrazio. Ma grazie a lei, grazie a lei. No, però mi è piaciuta questa chiacchierata. Almeno abbiamo visto veramente i dubbi che un trader quando inizia può avere. Dai, nel prossimo video ti insegno io come diventare un TikToker famoso. Madonna, preparati che sei su TikTok alla fine. Noi vi salutiamo, quindi da Marco e da Gabriel un grande saluto, anche dal buon GF che... Ciao! Bella raga! Come sei anonimo, ma fatti vedere, ma io voglio sempre mostrarti, tu non ti vuoi mai far vedere. Comunque c'è da dire proprio a quello che stavano notando prima, la differenza proprio da un TikToker a uno che fa trading, vedi, si vede già dall'outfit che io sono vestito a cazzissimo e lui super... Allora, così, perché adesso mi vedi nei video YouTube, quando mi vedrai nelle storie, se vado in giro in pigiama. E quindi... seguitelo su Instagram. Gentilissimo. E richiamo ci deve essere. E su TikTok, che sono ancora un nessuno, però non si sa mai. Nomi, cosa? Marco Costanza, lo sanno? Non lo sanno. Marco Costanza, tattino basso. A me unfollowatemi, cioè trovate Gabriel Zanaga, se non mi seguite, seguitemi, poi unfollowatemi. No, giuro che se trovo qualcuno segue me non segue te, cioè io già festeggio, io già sono contento. Comunque già un obiettivo l'ho raggiunto nella vita. Dai. A presto, a presto. Pace e amore a tutti. Non è quitato re. Ah, perché ce la faccio un po' colpevole. No, però lui gli piace. Quando finisce il video dico che mi sono rotto i coglioni e devo registrare sta cagata. Ma se lui ci ha detto una volta. E fino adesso che ci stai rompendo le palle dicendo che basta, basta. Una volta ho fatto le ore dire che palle, Gabriele, non è che finito sto video. Adesso lui dice ogni video, oh, di che palle. Ma ci dobbiamo abbracciare, ci dobbiamo baciare. Cioè basta così. Qua. Ma non puoi zoomare? No. Sì. Voleva dire di sì. Guarda, la tecnologia, Gabri, a volte è pazzesca. È dubbio. Guarda, Marco.